Questo programma è offerto da... Da Clover Gioielli trovi un'esclusiva selezione di gioielli in oro e argento. Siamo specializzati nell'acquisto e permuta di orologi di prestigio delle migliori marche per le nostre creazioni. Collaboriamo con i più importanti istituti gemmologici internazionali GIA e DIGI. Effettuiamo inoltre valutazione e ritiro di oro e argento, garantendo la massima quotazione. Clover Gioielli, il tuo punto di riferimento per gioielli ed orologi di lusso. Ci trovi a Prato in Viale Piave. Conad City vi aspetta nel cuore di Prato, nel nuovo punto vendita in Piazza San Francesco 21. Conad City, più vicini di così. Questa sera del Festival della Città, festival che ieri sera si è aperto con lo show esplosivo degli Articolo 31 che hanno letteralmente infiammato il pubblico di Piazza Duomo. E questa sera siamo qui di nuovo per la seconda data del nostro cartellone, dove i protagonisti saranno loro, due artisti. Bugo, che ha aperto lo show e sentite alle mie spalle, sta suonando qui di fronte al pubblico, e a seguire poi Daniele Silvestri per una serata anche questa davvero imperdibile. Ma partiamo intanto dalle emozioni di ieri sera, dall'adrenalina che scorreva in Piazza del Duomo con questa clip che ci fa rivivere i momenti salienti del primo live del settembre 2023. Centro storico, stasera appunto si va avanti con Bugo e Daniele Silvestri. Bugo, che a distanza di 2 anni dal suo ultimo lavoro discografico torna con un nuovo progetto dalle sonorità decisamente più rock. Daniele Silvestri invece sta facendo un giro per l'Italia con il suo tour, ultimo progetto dal titolo Disco X, che unisce alcuni omaggi a Lucio Dalla ad altre collaborazioni importanti e prestigiose, una su tutti, il duetto con Giorgia. Ma allora, vogliamo conoscere più da vicino anche i protagonisti di questa serata? Lo facciamo con questa scheda introduttiva e poi torniamo qua con i nostri ospiti.
nostra puntata sarà in qualche modo il Festival di Sanremo, non possiamo non far riferimento al litigio andato in scena sul palco dell'Ariston proprio tra Bugo e Morgan. È diventato un siparietto davvero che ha fatto la storia del Festival di Sanremo 2020, è diventato letteralmente un meme. Parliamo a questo proposito di un'esperta di Sanremo, oltre che ovviamente di una giornalista. Benvenuta a Serena Tatti, la prima ospite di questa sera. Ciao Serena. Ciao Giulia, ciao a tutti, buonasera, buonasera. Serena, che tra l'altro ha avuto la possibilità più volte di partecipare in presenza al Festival di Sanremo. Allora, parto da qui, che emozione è ogni volta andare a Sanremo nella città dei fiori e sentire dal vivo quella bellissima manifestazione? Ma per me è sempre stato un momento incredibile Sanremo, fin da piccola ho sempre amato la manifestazione, la guardavo con i nonni in televisione e facendo il mio mestiere ho avuto l'opportunità varie volte di poterlo vivere, di poter andare in Riviera, di poter vedere per la strada il cantante, il direttore d'orchestra e sentire per la prima volta canzoni che poi sarebbero diventate le hit e comunque sarebbero rimaste nella nostra vita. Per me è sempre un momento interessante, prima, durante, dopo, quindi aspetto ogni anno Sanremo e poterci andare è sempre bellissimo. Grande occasione. Veniamo al fatto del 2020, che ha segnato, come dicevo, la storia di Sanremo, almeno di quell'edizione, un siparietto che insomma si è registrato poi a tarda notte, quindi anche un po' inaspettato. Cosa accadde, ricordiamo? Accadde che era, sì, effettivamente tardi, io ricordo ero in sala stampa in quel momento, perché quell'anno ero in io stavo dormendo quasi. Insomma, era una situazione un po' di assopimento, perché poi dopo, cioè il festival dura tanto, quindi a quell'ora eravamo tutti un pochino stanchi e nel momento in cui inizia a cantare Morgan, alziamo tutti la testa per dire fermi tutti, questo non è il testo della canzone di Morgan, quindi capiamo in un attimo che sta succedendo una cosa strana e niente, da lì parte tutto un mondo per cui il classico di Morgan, che succede, il suo far finta di stupirsi del fatto che Bugo si era allontanato, e in quel momento parte una lunga notte in Sanremo dove si narra che Amadeus abbia fatto il giro dei bar per cercare Bugo, che se n'era andato. Dov'è Bugo? Esatto, il dov'è Bugo, e poi la conferenza stampa il giorno dopo di Morgan, prima in un posto, poi in un altro, l'ha annunciato in luoghi diversi, quindi ha dato una scossa a quel festival e è oggettivamente una cosa che è rimasta e che rimarrà nella storia del festival come le più famose incursioni e quindi i social che poi ci hanno lavorato sopra, i meme e tutti i riferimenti. È consumata in qualche modo una piccola vendetta sul palco dell'Ariston per delle loro diatribe ovviamente. Si dice che quello che ha spinto Morgan a cambiare il testo della canzone sia derivato dalle prove del giorno prima, quando nella serata delle cover Bugo, nella canzone che loro facevano, che mi sembra fosse Canzone per te di Sergio Endrigo, abbia preso un po' troppa scena, abbia cambiato, abbia lui, tra l'altro Morgan aveva litigato anche con i direttori d'orchestra il giorno prima, quindi situazione esplosiva e lui che si è sentito di dire a lui guarda che te devi portare rispetto per chi ti ha portato qui, cosa che invece non era proprio così, perché l'ospite in quel caso a Sanremo di Bugo era Morgan. Una pace che sembra lontana, perché poi questa vicenda è sfociata anche in tribunale, a distanza di anni ancora si battibeccano, quindi la pace non sa da fare per il momento. No, non hanno fatto pace, anzi è recente, mi sembra, un sfogo di Bugo sui social dove gli dice a Morgan smettila di parlare di me, te non sei un cantautore, insomma la pace non è prevista tra questi due. Noi ci speriamo, non sia mai. Allora io ringrazio tantissimo Serena e devi sapere Serena che noi abbiamo incontrato proprio durante le prove Bugo nel backstage del Festival del Settembre, dove ci ha dedicato alcuni minuti per parlare del live di questa sera, quindi vi proponiamo questa intervista esclusiva e poi torniamo. Grazie Serena. Grazie, grazie a voi, grazie Giulia. Lo abbiamo raggiunto qui dietro le quinte, benvenuto a Bugo e benvenuto su TV Prato. Ciao a tutti, state bene? Io innanzitutto sto bene. Come stai appunto? Sto tempo meraviglioso, finalmente, dopo un po' di pioggia, sto benissimo. Senti, l'emozione di esibirsi questa sera di fronte al pubblico, ricordiamo anche dopo i lunghi anni di pandemia in cui purtroppo la musica è stata lontana dalla gente. È una delle cose che dico di più, sai, perché veramente non poter, poi per uno come me che viene dai concerti, non poter esprimermi dal vivo è come se mi fosse mancato qualcosa, ma davvero, e poi dopo
aver fatto due Sanremo, magari c'era qualcuno che era prevenuto, non poteva venirmi a vedere, e invece ora deve venirmi a vedere per forza. Così, no, a parte gli scherzi, così impara anche a conoscermi di più, perché comunque uno che mi ha visto solo in TV non è che può avere idea di come sono fatto, come canto, come mi muovo, e quindi per me è veramente rinascere. Questa sera un doppio concerto, Bugo, Daniele Silvestri, una bella coppia. Tipo tennis, no? Sì, sì, no, Daniele ci conosciamo, quindi sono contento di fare questa cosa con lui. Cosa ci farai sentire? Sicuramente il tuo ultimo brano dal titolo sì. Un bambino, che è nato in maniera, diciamo, abbastanza rapida, istintiva. Sì, allora l'anno scorso ho registrato tutte le canzoni nuove. E questo è stato un piccolo miracolo, perché quella mattina andiamo in studio, siamo mattinieri anche se non sembra, però mi è venuta la musica, l'idea del testo, cioè è venuta fuori veramente in un giorno, l'abbiamo scritta, composta e registrata. E nel momento in cui dovevo decidere con quale pezzo tornare, perché questo è il primo singolo di questo mio ritorno, che vi tocca sopportarmi, ho deciso di questa canzone perché mi sembrava la canzone, torniamo al discorso che ti facevo prima, la canzone migliore per ripartire, perché il bambino, la spontaneità del bambino mi dà proprio l'idea di non voler pensare ai problemi, no? di non essere sovrastrutturata, no? E quindi poi la canzone parte con un coro, mi dà l'idea di liberazione, mi dà l'idea di... E mi auguro che il pubblico e i miei fan l'hanno colto, infatti già la cantano. Ti assicuro che è bellissimo quando fai un pezzo, che dopo fai il concerto dopo una settimana e qualcuno già la canta. Siamo contenti. Prossimi impegni, dove ti vedremo? Domani torno a casa. Tu vivi a Bruxelles, giusto? Sì, vivo a Bruxelles, infatti mi mancano i miei figli, mi mancano molto, perché ne parlavo prima con un mio amico. Quindi torno a casa da loro e poi facciamo dei concerti a settembre ancora per chiudere il tour estivo. E poi non te lo dico, dai. E poi non te lo dico. Restiamo sintonizzati. Però adesso continueremo, siamo andati in studio a mixare delle cose, quindi per l'autunno. State pronti. Un'ultima cosa, ti ho visto prima chiacchierare con il nostro Riccardo Nori, è possibile vedere all'orizzonte qualche collaborazione? Ma te è arrivato, gli ho detto, ma cosa fai qua? Sta a casa, cosa vieni a fare? Cioè, è più bello andare a vedersi un'altra. Era un po' che non lo vedevo, tra l'altro gli ho anche detto che mi sono dimenticato di telefonarli, no? Perché quando vengo in zona lo chiamo, mi mando un messaggio. Quindi sono molto contento che è venuto, ci conosciamo dalla vita, quindi. Mai dire mai. Sì, insomma, poi Riccardo è veramente un bravo chitarrista, non come me, ragazzi, però bravo. Ma scherzo, lui è bravissimo. Scherzare. Allora davvero tante grazie per la tua disponibilità a Bugo, e ti seguiremo certamente nel tuo tour e nei tuoi progetti. Grazie a tutti, ciao. E grazie ancora a Bugo per la disponibilità, per averci riservato il suo tempo. Noi proseguiamo con la scia però di Sanremo, presentandovi un personaggio della musica pratese che ha fatto molta strada nel panorama musicale italiano, della musica leggera, per l'appunto ha diretto l'orchestra di Sanremo, moltissimi artisti soprattutto tra gli anni 90 e 2000, ha arrangiato le colonne sonore dei principali film di Francesco Nuti. Benvenuto al maestro Riccardo Galardini, buonasera. Buonasera a tutti. Grazie per la sua disponibilità, anzi diamoci del tu, almeno riusciamo a dialogare meglio. Allora, una grandissima esperienza nel panorama musicale italiano, tantissime collaborazioni all'attivo con i principali nomi della musica italiana, Laura Pausini, Raff, Ivano Fossati, insomma. Partiamo però da Sanremo. Tu hai diretto, tra gli anni 90 e 2000, tantissimi artisti. Che cosa ricordi di quegli anni e quale artista ti ha colpito di più, se te lo posso chiedere? Certo, allora, mi ha colpito moltissimo la prima prova che ho fatto a Milano con l'orchestra. Ero abbastanza giovane e inesperto e ho sentito una grandissima emozione. Stavo dirigendo le prove di un brano di Paolo Vallesi, che poi vinse nelle proposte giovani con Le persone inutili. Quello è stato un momento, battesimo del fuoco, diciamo. Poi mi ha colpito molto Ofrasa, che cantava insieme a Raff, che aveva una grandissima classe, e poi tutto l'ambiente in generale, come diceva l'ospite prima di me. L'emozione di Sanremo è sempre una grande cosa, anche per chi sta sopra il palco. Sanremo
un pezzo importante della tua carriera, del tuo percorso, ma appunto ci sono state poi esperienze con Ivano Fossati, dove sei stato il suo chitarrista per credo un decennio, e tantissimi altri artisti. L'esperienza di Fossati, ma anche altri episodi che hai vissuto e magari vuoi condividere? Ma allora, con Fossati per me è stata quella che io definisco l'università della musica pop. Io avevo iniziato con Pupo, che erano le scuole elementari, poi Raffla, Pausini, le medie, il liceo, diciamo ho avuto un'evoluzione. Con tutti loro ci sono stati momenti speciali, diciamo la tournée mondiale con la Pausini sicuramente è stato un momento impegnativo ma bello. Esatto, esatto. E l'amicizia speciale con Francesco Nuti, di cui sei stato arrangiatore per tutte le colonne sonore dei suoi film, un sodalizio professionale e anche appunto un rapporto umano. Sì, con Francesco siamo stati collaboratori, colleghi, amici, e è stato un rapporto che è durato 25 anni in questa Prato, dove fra l'altro io sono molto emozionato perché io sono nato lì. In quella finestra. La Fese Doc. Esatto, davanti a soprattutto libri. E noi abbiamo cominciato la prima colonna sonora là, in quella strada, in via Carraia, là dietro. Per far capire anche come Prato sia terreno fertile davvero per esperienze musicali così importanti. Volevo chiederti, prima di andare alla scuola di musica Verdi, c'è un artista che invece con cui vorresti lavorare oggi del panorama della musica italiana e con cui ancora non c'è stata occasione? Ma diciamo... Li hai collezionati tutti ormai. Sono contento così, è giusto che lavorino i giovani ora, però se mi chiamasse Niccolò Fabi, magari in trio con Gazzè e Silvestri... Ci penserei. Mi piacerebbe, sì, mi piacerebbe. Scuola di musica Verdi, ho appunto fatto accenno a questa importante perla del nostro patrimonio culturale cittadino, perché tu insegni anche lì da tantissimo tempo. Che esperienza è potersi confrontare con le nuove generazioni di musicisti? Sì, questo per me ora in questa fase della mia vita, il compito che mi sono dato è quello di comunicare ai giovani il più possibile la mia esperienza, e devo dire che poi i giovani, se tu gli dai 10 ti rendono 100. La Scuola Verdi è un ambiente ideale per fare questo. Grazie davvero al maestro Riccardo Gallardini per aver condiviso anche questi pezzi importanti della sua vita e questi ricordi. Ti chiedo di restare qui perché io invece lancio un contributo a proposito della Scuola di Musica Verdi. Siamo andati a curiosare all'interno di Palazzo Martini per conoscerla più da vicino e vi abbiamo svelato anche alcune storie particolari. Quindi guardate e poi torniamo. Grazie ancora. Grazie a voi, grazie a te. Un'istituzione dalle radici profonde ma con lo sguardo proiettato in avanti, la Scuola di Musica Verdi è un autentico gioiello del patrimonio culturale della nostra città che dal 1700 diffonde bellezza e musica in giro per il mondo. Incontriamo Paolo Ponzecchi, direttore della scuola, benvenuto. Grazie. Scuola di Musica Verdi, davvero un'esperienza formidabile di preparazione e diffusione della musica. Come nasce e che cosa rappresenta oggi per la nostra città? La storia della Verdi appartiene al XVIII secolo, lo sappiamo, però la storia più recente, quella più gloriosa anche in termini di numeri e di soddisfazioni, è quella del dopoguerra sostanzialmente, in cui la scuola si è sviluppata e ha portato da un piccolo gruppo di insegnanti a un gruppo di 70 docenti, più di 750 allievi. Una scuola che si occupa di formazione musicale, investendo a largo raggio sulla musica classica naturalmente, ma con una particolare attenzione anche al settore non classico. 70 docenti che preparano i vostri allievi davvero trasversali, perché si parte da bambini piccolissimi ai professionisti fino agli aspiranti rocker. Abbiamo davvero bambini molto piccoli, dai 12 mesi in poi, fino agli adulti. La nostra è una formazione musicale di base, ma cerchiamo di sostenere anche i ragazzi che
che mirano a diventare magari professionisti nel settore musicale. La vostra casa è il Palazzo della Musica, Palazzo Martini, che ospita altre realtà culturali della nostra città. Davvero la musica come contaminazione, questa nella rappresentazione fisica? In questo spazio fisico bellissimo, tra l'altro, di Palazzo Martini, noi abbiamo la Scuola Comunale di Musica Verdi, che si occupa di formazione musicale, la Camerata Strumentale, che si occupa di produzione musicale, e Rete Toscana Classica, che invece ha come missione la diffusione. E quindi questi tre livelli diversi rappresentano davvero, credo, un unicum nel panorama nazionale. E la Scuola di Musica Verdi porta con sé una storia davvero molto particolare, professionale e di vita. È quella di Mayumi Kuroki, soprano laureata con il massimo dei voti all'Università di Tokyo, direttrice del coro di Prato Lirica e soprattutto in questo caso docente di tecnica vocale qui alla Scuola Verdi. Una storia la sua che trova radici proprio qui in città, dove lei abita dal 1997. Come è arrivata a Prato? Per caso, perché studiavo all'epoca con l'insegnante fiorentina Donatella De Borini di Conservatorio di Cherubini di Firenze, e lei mi disse di trasferirsi. Io abitavo a Rovigo, una cittadina piccola in Veneto, dove ho conosciuto l'attuale compagno Nicola, e da lì è partita la storia, diciamo, pratese. Nicola Mottaran, che è anche docente a sua volta di pianoforte qui alla Scuola di Musica Verdi, possiamo dire davvero che la musica è il collante della vostra vita? Per me musica è una cosa che mi ha sempre accompagnato fin da piccola, perché sono cresciuta ascoltando la terza sinfonia di Beethoven, perché mio padre metteva il disco prima che io mi addormentassi, quindi sono cresciuta con questo suono, e dopodiché ho studiato pianoforte fin da piccola, organo elettronico presso scuola Yamaha Foundation, quindi dopo studiando anche danza classica mi ha sempre accompagnato la musica. Dopodiché cominciai a studiare canto e mi ha portato fin qua. E c'è un'altra realtà tutta pratese che investe sui giovani talenti e addirittura li esporta proprio fino a Sanremo. Benvenuta a Nora Marte, cantante e vocal coach di Talent Artist Academy. Academy Toscana. Bene, ho sbagliato, scusate. Che è una realtà tutta pratese, appunto, a San Giusto, di recente formazione in realtà. Assolutamente sì, la sede toscana è stata inaugurata 2 anni fa, anzi qualche mese meno, e siamo l'unica al momento sede toscana, siamo proprio qui a Prato, zona San Giusto, e siamo una realtà che in realtà è parte di una realtà molto più grande su stampo nazionale. La sede principale si trova in Umbria, Perugia, e poi ci sono tantissime altre sedi, dalla Sicilia, dal Lazio, alla Puglia e via dicendo. Il nostro obiettivo è quello di formare giovani talenti, e un pezzo di strada l'avete già fatto importante, perché nell'ultima edizione di Sanremo alcuni vostri ragazzi sono andati addirittura ad esibirsi in casa Sanremo, quindi hanno avuto l'opportunità di farsi conoscere dal grande pubblico di Sanremo e dell'Ariston. È stata sicuramente un'esperienza molto emozionante per i ragazzi, ma anche per noi, perché ovviamente li abbiamo accompagnati da ogni sede, ed è stata un'esperienza travolgente a 360 gradi. Sai, la settimana del festival a Sanremo è davvero un mondo parallelo, una cosa paradossale per certi versi. L'esperienza di casa Sanremo ha sicuramente dato, diciamo, un contributo molto positivo ai ragazzi, che si sono sentiti stimolati a loro volta, e siccome all'interno della nostra sede c'è anche un corso di composizione, abbiamo tenuto moltissimo a portare avanti i cantautori. E vogliamo ricordare i nomi dei giovani che si sono esibiti lo scorso Sanremo? Assolutamente sì, Marco Meucci, Bianca Brescia, Alessia Caccamo e Matilde Rondoni, che penso ci staranno. E li salutiamo, ovviamente, in bocca al lupo ragazzi. Su quali progetti state lavorando adesso? Siamo in dirittura d'arrivo per la creazione del nuovo anno accademico, lunedì partiamo, abbiamo inserito tantissimi altri corsi, dalla recitazione, tutti gli strumenti, ovviamente approfondendo
il canto che tratto io in prima persona e la composizione, e anche quest'anno saremo partner ufficiale di Casa Sanremo Live Box grazie al maestro Ciro Barbato, che salutiamo, e quindi diamo anche un'anticipazione per il prossimo festival, questa spoilerata tutta pretese di cui siamo orgogliosi. Assolutamente sì, da cantante e cantautrice è davvero un orgoglio, perché mi metto nei loro panni, alla loro età, e mi riempie di gioia portarli in una situazione del genere. Grazie, grazie davvero a Nora Marte, in bocca al lupo per tutti i vostri progetti, e aspettiamo a questo punto di vedere altri talenti esibirsi a Casa Sanremo e, perché no, magari sul palco dell'Ariston. Chissà, chissà. Grazie, grazie davvero, e io intanto vi saluto perché siamo arrivati al termine della nostra puntata di questa sera di Settembre in Diretta. Grazie per averci seguito. L'appuntamento è per domani sera, come sempre su TV Prato dalle 20:55 in poi. Questa sera, appunto, Bugo lo sentiamo ancora suonare, poi a seguire Daniele Silvestri. Domani sera sarà la volta dello show di Panariello e Masini. Quindi sul palcoscenico troveremo un mix tra comicità, musica, amicizia e anche momenti sicuramente emozionanti. Non mancate, noi ci saremo. Vi aspettiamo e buonanotte a tutti, grazie. Ciao. Questo programma è stato offerto da... Da Clover Gioielli trovi un'esclusiva selezione di gioielli in oro e argento. Siamo specializzati nell'acquisto e permuta di orologi di prestigio delle migliori marche. Per le nostre creazioni collaboriamo con i più importanti istituti gemmologici internazionali GIA e DIGI. Effettuiamo inoltre valutazione e ritiro di oro e argento, garantendo la massima quotazione. Clover Gioielli, il tuo punto di riferimento per gioielli ed orologi di lusso. Ci trovi a Prato in Viale Piave. Conad City vi aspetta nel cuore di Prato, nel nuovo punto vendita in Piazza San Francesco 21. Conad City, più vicini di così,